Bentornati sul canale. In questo nuovo video proviamo a migrare i dati da OpenHub 3 al nuovo OpenHub 4, utilizzando il container Docker che avevamo creato nel video precedente per testare proprio OpenHub 4. Proverò a esportare i dati del mio attuale OpenHub 3 utilizzando lo script di backup standard e i file generati li copierò sul container dove gira OpenHub 4 per vedere se il sistema è in grado di accettarli o se ci sono delle limitazioni. Non so se questo è un procedimento standard di migrazione dalla versione 3 alla versione 4, probabilmente no, ma ero curioso di provarlo. Tra l'altro, utilizzando un container Docker possiamo facilmente tornare indietro e riprovare o cambiare metodo di importazione in caso qualcosa vada storto. Bene, per prima cosa ci loghiamo sul Raspberry dove gira l'OpenHub 3 attuale di produzione e perché dobbiamo eseguire il backup dei file da portare poi sull'OpenHub 4. La prima cosa da fare è stoppare OpenHub perché il backup è meglio farlo con i servizi stoppati. Quindi lanciamo il classico comando di stop di OpenHub. E attendiamo. Ok, il servizio si è stoppato. A questo punto possiamo lanciare lo script di backup, però prima ci creiamo una cartella per contenere il file di output dello script di backup. Quindi ci creiamo una cartella che chiamiamo OpenHub Backup. Ci spostiamo all'interno e a questo punto lanciamo il comando che si lancia dalla console di OpenHub e dobbiamo specificare il nome del file che vogliamo creare. Anche adesso aspettiamo. Ok, lo script di backup è terminato. Proviamo ad andare a vedere se ha creato il file. Ha creato il file di 12 mega. A questo punto io rilancerei subito i servizi di OpenHub, che non si sa mai che qualcuno a luna di notte si decida di svegliarsi e voler accendere una luce con l'app. E adesso questo file ce lo dobbiamo portare sul Raspberry dove sta girando l'istanza Docker con OpenHub 4. Questo passaggio lo facciamo con l'SCP, cioè la copia in remoto che si può fare tra server Linux, e quindi lanciamo il comando. Lo copiamo nella cartella TMP del Raspberry dove gira OpenHub 4, che è un Raspberry 3. Diamo la password dell'utente di destinazione e copiato il file. A questo punto il Raspberry 4 non ci serve più, quindi possiamo anche uscire. A questo punto ci spostiamo sul Raspberry 3, dove nella cartella TMP, scusate, entro come root così faccio prima. Su Raspberry 3 non c'è OpenAbian, c'è Raspbian, il classico sistema operativo del Raspberry, anche perché su questo Raspberry non ho installato OpenHub, ma ho installato Docker su cui c'è il container di OpenHub. Quindi guardiamo cosa c'è in TMP e abbiamo openhub.zip. Spostiamoci nella cartella TMP e scompattiamo questo file perché poi ci interessano i suoi file all'interno. Ok, adesso abbiamo le cartelle che dobbiamo copiare sul container Docker. Prima cosa verifichiamo se il container è in esecuzione, ma credo di no. Ok, OpenHub è fermo, quindi lo lanciamo giusto per verificare che ancora parta, che non si sa mai. Adesso aspettiamo qualche minuto che sale tutto OpenHub e poi verifichiamo dall'interfaccia web che effettivamente l'istanza parta. Questa fase di avvio possiamo tenerla d'occhio anche utilizzando Portainer. Vedete che il container di OpenHub è in partenza. Ok, andati in healthy, quindi è a posto, possiamo provare a raggiungere l'interfaccia web.
Ok, a posto. Quindi è salito, verifichiamo solo che sia la versione giusta, 400. Ok, a questo punto la possiamo stoppare e andare ad aggiornare con i file del backup dell'OpenHub 3. Lo stop lo facciamo da portainer, visto che siamo qui. Torniamo sul nostro Raspberry 3. Verifichiamo anche di qua che si afferma l'istanza, anzi il container, ed è stoppato. A questo punto, prima di andare ad aggiornare i file con quelli del backup, io mi faccio una copia dei volumi utilizzati dal container. In questo modo congelo la situazione attuale di OpenHub 4, quindi un'installazione pulita. Dopo che aggiorno i file, se qualcosa va storto, posso sempre tornare indietro e riutilizzare i volumi che mi sono salvato. Per fare questo, purtroppo nativamente non si può fare con Docker la duplicazione dei volumi, ma lo facciamo con una procedura manuale. Intanto andiamo a vedere che volumi abbiamo. Docker volume ls. Ok, a parte portainer data che è il volume di portainer, abbiamo questi tre volumi utilizzati da OpenHub 4. Quindi io me ne creo altri tre nuovi con lo stesso nome aggiungendo copy come suffisso. Controlliamo di averli. Perfetto, sono vuoti ovviamente. A questo punto io li devo riempire con la copia dei volumi originali. Per fare questo, in teoria non posso farlo direttamente utilizzando il container di OpenHub che già monta i volumi originali, perché i volumi sarebbero in uso e quindi ci sarebbe il rischio di portarsi dietro dei dati inconsistenti, fare una copia di dati inconsistenti. Quindi il trucchetto è quello di utilizzare un'altra immagine Docker con una versione di sistema operativo molto leggera, nel nostro caso useremo l'Alpine, che è un Linux molto leggero. Questo sistema operativo, questo container Docker che creiamo andrà a utilizzare tutti e sei i volumi e farà la copia dei dati da un volume all'equivalente underscore copy. In questo modo, con un comando Docker, io faccio la duplicazione dei volumi praticamente. Allora, il comando è docker-rm perché è un container che mi serve una tantum e poi lo rimuovo in automatico. Poi devo dire il parametro volumes from e poi gli do il nome del container, che questo serve a far sì che il container che sto creando mappi gli stessi volumi che mappa il container che sto scrivendo qua. Quindi i tre volumi originali di OpenHub vengono mappati in automatico, non c'è bisogno che lo scrivo nella creazione del container. Poi però devo mappare i volumi nuovi. A questo punto devo dire qual è l'immagine che voglio utilizzare in questo container, quindi Alpine, che appunto è il Linux leggero che dicevo prima. E poi gli devo dire qual è il comando che viene eseguito all'avvio del container. Cosa devo fare? Devo semplicemente copiare dal volume originale al volume copy. Quindi scrivo cp-rp per copiare anche le directory, quindi fare la ricorsione delle directory e preservare le data e ora dei file, praticamente della modifica. Questo è un comando Linux. E copio OpenHub conf, che è la cartella che è mappata dal volume OpenHub conf originale. Questa la copio, tutto il suo contenuto lo copio nella cartella conf che mappa il volume copy, quindi quello vuoto che devo riempire con la copia di quello originale. Scusate il gioco di parole. E faccio la stessa cosa per gli altri tre, per gli altri due. La doppia I commerciale concatena l'esecuzione di più comandi in Linux. Chiudiamo i doppi apici, lanciamo e ho sbagliato qualcosa, vediamo un po'.
Se non gli do il comando che deve eseguire Docker, che è run, che vuol dire crea il container, non ce la faremo mai. Adesso è la volta buona. Adesso sta facendo tutta la copia dei file, aspettiamo e speriamo. Ok, l'esecuzione è andata a buon fine e il container ha finito la sua esecuzione e dovrebbe avermi riempito i tre volumi copy. Andiamo a vedere su Portainer il percorso dei volumi, perché a memoria non me lo ricordo mai. Quindi prendiamo ad esempio questo qua, lo copiamo, andiamo sul Raspberry, entriamo in questa cartella, guardiamo il contenuto, vabbè, praticamente vuoto perché probabilmente l'addons non ne ho, però possiamo provare a prendere lo user data, ad esempio, copy. Ok, qua dentro c'è qualcosa, vediamo un po' se sono solo cartelle oppure se c'è del vero contenuto. Ok, ci sono 100 mega di informazione, quindi direi che dovremmo esserci. Adesso posso tranquillamente fare l'aggiornamento dei file nei volumi originali perché ho una copia che mi permette di tornare indietro alla situazione attuale. Quindi semplicemente vado sulla cartella che mappa i volumi originali. Ecco, partiamo dalla cartella conf e qui dentro ci copio tutto il contenuto di temp conf che avevo scompattato prima dal backup dell'OpenHub 3. Faccio la stessa cosa per user data. Ci mette un po' di più perché ci sono dei file da spostare. La conf è praticamente vuota perché io faccio quasi tutto da interfaccia grafica, quindi non ho tantissimi file di configurazione. Ok, ha finito. E addons, se non sbaglio, non c'era nulla. Ok. A questo punto posso. Allora, bisogna risettare i permessi perché adesso li ha presi come root, perché io ho eseguito la copia come root, quindi io farei un cambio di utenza proprio, di proprietario del file. Ah no, però ho sbagliato, scusate. Tutto questo dovevo spostarlo, dovevo copiarlo dentro underscore data, che è la cartella vera. Ho capito che faccio prima a farle a mano. Rieseguiamo lo stesso comando dei permessi. Ok, a questo punto dovremmo essere pronti a lanciare il container e vedere se intanto se sale e quindi se OpenHub 4 riesce a partire utilizzando un backup di OpenHub 3 e poi vediamo se ci ritroviamo gli stessi item e le stesse interfacce che avevamo nella versione precedente. Quindi Docker start. OpenHub 1. Ok, andiamo su Portainer e attendiamo che parta, se parte. Ok, il container è andato in healthy, quindi posso provare subito l'interfaccia per vedere se c'è qualcosa di quello che avevo prima. Ma sembra che ci sia tutto, vediamo un po' le interfacce, il pannello di controllo del tablet, i vari floor plan. Ok, adesso io sono nella tavernetta, la luce è effettivamente accesa. Adesso provo a spegnerla. Ok, si è spenta, fidatevi. E così si riaccende.
Sembra che, diciamo che in linea di massima la migrazione sembra essere andata bene. Proviamo a loggarci. Dovrebbe aver ereditato la password dell'altro. Vediamo se è vero. Gli items 403 probabilmente sono tutti. Le rules le ha portate, non ci sono errori, a parte quelle disabilitate, ma ci sta. Boh, sembrerebbe essere a posto. Quindi diciamo che con questo metodo, in teoria siamo riusciti a importare OpenHub 3 su OpenHub 4. Adesso giusto per così per. Quindi questo è un primo metodo di importazione. Adesso magari proveremo anche a fare il metodo quello un pochino più standard, cioè avere un'installazione di OpenHub 3 e fare l'aggiornamento diretto tramite la procedura di aggiornamento standard e vediamo cosa succede. Magari mi preparo un ambiente di test identico a quello che ho su OpenHub 3. E magari non utilizzando Docker perché così lo faccio proprio identico e proviamo a fare l'aggiornamento a OpenHub 4.